Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Riccardo Bottitta. Siamo tornati con God of War. Vediamo un po' cosa dice Sindri. Cosa ti porta qui? Sono in cerca di Scrap Slug. Slug cosa? Scrap Slug. Minerali con impurità particolari che fanno risaltare le qualità uniche dei materiali. Lo scarto di qualcuno diventa il mezzo artistico di un altro. Ok. Noi andiamo in cerca di un frammento dello scalpello del gigante. Il grande scalpello sepolto sotto il ghiaccio? Ah, buona fortuna! Al lavoro! Ah, il potenziamento artiglio. Sì, ragazzo? Perfetto. Che desideri? Ah, ecco dove sono le armature da comprare. Guardate questo. Allora, pietra della risurrezione. Intanto compriamo questa. Perché non l'abbiamo più. Quella superiore però. Così ci dà un po' di vita se la usiamo. Vendi artefatti. Come fai a portare questa roba? Come faccio? La trovo in giro. Mi interessavano quella dei nani, che danno un bel po' di cose. C'era Continuiamo. altro che dovevo dirvi. Siamo di fronte alla testa di Tamur. Immaginate se si risveglia sto gigante, cosa accade? Chissà cosa accadrà. Siete già tornati dal deposito di Fabri? Allora, la tua idea? Non ci arrivi? Conoscete il Esatto. Ma come avanziamo? Ora vediamo, Atreus. Allora. Beh, sono i suoi capelli. Ah, sì, ora ho visto. Oh, sì. Attento! Il mio negozio è qui! Haha. Intanto è rimasta qui sotto quella cosa. Vabbè, credo che non ci servirà qui. Mi è servito solo per distruggere questo passaggio, cioè per liberare questo passaggio. Entriamo là dentro. Sì. Proviamo a rompere il ghiaccio e prendere la punta dello scalpello. No. Ci penso su. Che spettacolo, ragazzi, però. Non oso immaginare come sarà il capitolo successivo, Ragnarok. E d'altronde, ragazzi, porterò la versione PS5. Andiamo! Aspetta, ma che fa? Pronto! Ma che fa? E come facciamo, scusa?
A destra! Oh! Sì, ma... come facciamo? Atreus! Mi fai solletico così. Boh. Oh! È quasi spaccata. Che c'è? Che c'è? No! Sa! Vabbè! Da sinistra! Come si ammazza sto coso? Ma che fa? Che fa? Che ne pensi? Ma... arrivo. Sono fortunato. Come facciamo? Forse ragazzi, non ci fa niente l'ascia. La dobbiamo posare l'ascia. Stai però così. Vabbè raga, è impossibile. È impossibile ragazzi. Così, così. Sa. Attenzione, no, mi ha preso. Attenzione! Attento alle spalle! No! Vabbè ragazzi! Abbiamo fatto un po' di danni, dai. Non capisco come devo fare quando fa quella cosa. Sì, sì.
Muori! Dai! Sì, sì, è morto! I nemici sono forti. Era tosto, ragazzi. Mostreremo ai nani. Frammento armatura del viandante, cos'era? Vabbè. Il Leviatano non gli faceva niente. Mimir, hai già visto questo posto? Sì, sono venuto qui in missione diplomatica tempo fa per mediare tra Asgard e Vanaheim. La guerra, così tanti morti. Non sapevo però che Thor fosse già andato a massacrare i giganti. Cosa c'entravano i giganti in una guerra tra loro? Nulla, ragazzo. Aspetta un attimo. È questa la tragedia. Non si erano schierati, ma la paranoia di Odino è inferiore solo alla sete di sangue di Thor. Basta! Perché lo spingi fino a lì? Vabbè. Quando dici tu. Allora, intanto mi prendo questa vita. Vediamo qui. Ah, qui si va da non so dove. Però io voglio vedere cosa c'è qui. Intanto lì c'è uno scrigno. Aspetta. Forse è per quello che saliamo qui. Basta! E lì c'è un altro scrigno. Vabbè. Così. Vediamo cosa nasconde. Benedizione del gelo. Ok. Io vorrei però... prendere anche quello. Si può? Sì. Ok. Dai, ce ne possiamo andare. Chissà se incontreremo qualche altro cavaliere. È tosta. Però ho capito come sconfiggerlo. Bisogna usare i pugni. A quanto pare. Cosa c'è qui sotto? Uno scrigno. Io cerco di non perdermi nulla, ragazzi.
ci siamo. Un altro cristallo, sono pronto. E cosa accade? Roba! Ah, e ora? Roba! Oh, ci siamo quasi. Sì. Bene, addio effetto sorpresa. Bene, ora l'altra cinghia. Cosa? Beh. Stiamo facendo cadere tutto. Vediamo qua cosa c'è. Acciaio. Perché stiamo salendo quando dovremmo scendere? Non lo so. Beh, la punta è sotto molti strati di ghiaccio, il calore non funzionerà. Già. E non c'erano cristalli esplosivi che avrei potuto colpire, quindi escludiamolo. Già. Potremmo rompere il ghiaccio, ma avremmo bisogno di qualcosa di molto pesante per... Oh, ora capisco. Beh. Eccolo il cristallo. Può finire il martello vicino allo scalpello? Non può. Perciò lo facciamo cadere e poi vediamo che cosa succede. Quindi il tuo piano include molta fortuna. Sei libero di proporne uno migliore? Roba! Io penso che si sveglia il gigante, non lo so, raga. Lascia la cinghia. E ora? Reggiti. Attenzione. Non è sceso molto. Raggiungi la testa del martello. Cintura da guerra del creatore di rune. Beh, intanto vediamo se possiamo potenziare qualcosa. Questo di qua. Avanziamo. Il pavimento è crollato. Una vasca di sabbia, ma non ci arriviamo. Entrambi no. Ma scusa, se salta da qui non ci arriva. Padre, penso che dovresti vederlo. Cosa? Cosa bisogna fare?
Ah, qui. Ok. Non ci arrivavo. Che c'era un passaggio per Atreus. Che cosa dice? Quando il tempo è confuso e tetro, la via avanti va indietro. In che senso va indietro? Questi simboli, le stagioni. Sì, ma sono in disordine. Non dovrebbe essere inverno, primavera, estate, autunno. Perché dall'inverno? Una canzone che cantava mamma. Oh, la conosco. Inverno! Zitta, testa. Non sopporti la musica, capito? Ok, ho capito. Inverno, questo dovrebbe essere. Questo è la primavera. No, questo forse è l'autunno. Questa è la primavera. Inverno, primavera, estate. E questo dovrebbe essere l'autunno, no? Vediamo un po'. Scrivi. Vedr, Var, Sumar, Haust. Non ha funzionato. Era Come l'ordine della canzone della mamma. no? Infatti. E allora? Che vuol dire? Vediamo al contrario. Ragazzo. Haust, Sumar, Var, Vedr. Ah, al contrario, sì. Atreus. Atreus, quella parola. Fola, ossia resistere. Prova. Fola. Ma? Ben fatto. Riscrivila. Fuori. Speriamo. L'energia la solleva. Non smettere. Fuori. Ora ci attaccano, di sicuro. Testa, com'è possibile? Magia temporale, credo. È pericolosa. Gli antichi dei Vanir giocavano con l'abilità di fermare il tempo. Era la preferita di Njord, in effetti. E poi hanno smesso. Perché? Beh, se fermare il tempo impediva al sole e alla luna di sfrecciare nel cielo, sfortunatamente però non impediva ai lupi di inseguirli e tentare di azzannarli. Quindi hanno deciso di non giocare più. Lo sapevo, lo sapevo. Camorria. Libero. Scrivi prima che il pavimento crolli. E c'è il tempo. Yeah.
Ma io mi chiedo, ma perché non continui a scrivere Atreus? Al posto di aiutarmi. Non ti fermare, Atreus. Di nuovo. Dietro di te. Attento. Guarda, droga. Vai! Dietro di te, occhio! A destra ce ne sono altri! C'è pure la strega, c'è! Dai, che palle! Oh no! L'energia che ci solleva è quasi finita! Di questo! Dietro di te! Vabbè, che cazzo però! Minchia! Boh, 3 ore! Ok. Dai, che palle! Dai! Sto arrivando da te! In piedi! Destra! Mi ha rotto le palle! Sì, siamo morti, come cazzo si fa? Fall. Fall. Guarda,
sinistra! Sotto le palle! Come cazzo si fa? Buttare la miseria! La vuoi scrivere? Camorria! Dai, vabbè! Padre, la vasca di sabbia è sparita! Precipitiamo! Toma! Vai! Salta! Perfetto! È stata tostissima, ragazzi! Ben fatto. Grazie. Non a te. Stavo scherzando, brontolone. La testa del martello. Dai, saliamo. Beh, i gabbiani ci fanno qui. Si spinge. Ma fidati. Si spinge. Pronto? Punta i piedi e spingi con forza. La montagna. Signor sì. Come scendiamo? Saltiamo. Davvero? Forza. Non aver paura! Perché aver paura? Ti tengo io! Tu sei pazzo, lo sai, vero? Tutto bene? Bene, dovremmo muoverci. Certo che dare uno schiaffo a una testa non è che è proprio. Wow. La punta. Fidati di lui, ha talento nel distruggere le cose. Tienilo bene a mente. Non lo dimentico mai. Ah, qui. Com'è? Attenzione. Dove sono? Odio Midgard. Modi. Non è caduto da solo. Beh, se li troviamo, il ragazzo è mio, ok? Che problemi hai? Odore di nano. Trovalo. Padre. Non ora. Ma chi sono? Ho l'impressione che siano i nipoti di Baldur. Ok, adesso. Lì. Erano i due che stavano con Baldur, i suoi. Esatto, nipoti. Esatto. Già, Magni e Modi. I figli di Thor. Mia madre diceva che gli Aesir erano gli dei peggiori. E come? Thor era il peggiore degli Aesir. Sarà anche un pessimo padre. Non sono più bambini.
Non hanno scuse. Sindri se la caverà. Non lo vedranno nemmeno. Figli di Thor. Questa, se sono figli di Thor, come fanno a essere nipoti di Baldur? Non l'ho ben capita questa cosa. Ah, sì, giusto. Perché Baldur è fratellastro. Quindi Baldur è lo zio. Ora ho capito. Quindi quelli sono i figli di Thor. Sento che non sarà molto facile affrontare figli di Thor. La grande sala da pranzo. L'invidia di tutta Midgard. Mi ricordo che qui c'era un grande candelabro. Ravvivava molto la stanza. Intanto qui c'è un'altra porta, quella di là. È chiusa con la magia. Vabbè. Che è sul rumore? Là. Ah, sì. Così. Proprio non ce la fai a trattenerti, eh? Roma! No. Se la memoria non mi inganna, il trono dello Jarl era oltre quel muro di ghiaccio. Oltre questo muro? Ma c'è... cos'è quello? Un gigante congelato? Roma! Lo sapevo io! Posso lanciare questo? Attenzione! Attento! Camorria, pure i lupi! Non si può prendere qualcosa. Ma... Re Barba di Pietra poi si chiama. Attenzione! Stati calmo. Zitto.
No! Sì! Sì. Branco di cinghiali. Ma io glielo metto questo. Equipaggia, Atreus. Ok ragazzi, uno l'abbiamo sbloccato, dobbiamo sbloccare gli altri due, ma li sbloccheremo nel prossimo video ragazzi, continueremo da qui. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti.